La verticale. Ciao. Allora, per fare la verticale bisogna allenare tre cose. La numero uno è la stabilità del core. La numero due è l'equilibrio che hai a testa in giù, perché non è una posizione in cui siamo abituati a stare. E numero tre è la mobilità delle spalle, che è quella che ci impiega più tempo a rilasciarsi, ma è anche quella che poi rende tutto più facile. Quindi, innanzitutto, se vuoi allenarti, prima cosa fai un po' di riscaldamento, tipo saltelli con le ginocchia alte, oppure i jumping jacks, oppure gli squat a jump, così, per aumentare la temperatura del corpo. Dopo una fase di riscaldamento così, anche con gli elastici va bene, tipo esercizi sulla cuffia dei rotatori, il cactus, il genio della lampada, eccetera. Esercizi con gli elastici, questo serve per scaldare e preparare il corpo. Dopodiché io inizierei per esempio con la parte delle spalle, no? Quindi si può fare esercizi tipo con una sbarra pesante. Se non ce l'hai pesante, prendi una scopa e infili dentro un pesino di 1 kg, per esempio. Andare con il corpo così. La schiena tocca sempre, la parte lombare soprattutto tocca, raddrizzare tutto il corpo e aprire fin tanto che non si stacca. Ovviamente se hai mobilità riesci ad andare giù senza mai staccare. Più vai giù, più aumenti anche, ti stiri e alzi le spalle coprendo le orecchie e cerchi di andare giù fino a che tutto il corpo tocca. Esatto. Poi, un'altra cosa che si può fare è la stessa cosa, e lì si può stare tipo, si può fare un set da 3 set da 10 secondi, oppure arrivare al massimo che sono 30 secondi, fare 3 set da 30 secondi. Il mastery è 5 set da 30 secondi di quell'esercizio. Stessi identico tempi, anche qui. Inizia con 10 secondi, si va su fino a 30 secondi, 5 set, pancia in giù, posizione anatomica, prima, fronte a terra, oppure il mento a terra, mani così, piedi uniti, strizzi i glutei, alzo, faccio un buco sotto la pancia, prendo la sbarra qui e alzo le mani. Si può fare in questa versione oppure facendo delle ripetizioni dinamiche, quindi da terra vado su 1, 2, 3, 4, 5, tenendo sempre gomiti dritti e le spalle che coprono le orecchie. Immagina che c'è qualcuno che ti becca l'orecchio, vedrai che ti ricordi di tenere le spalle proprio sulle orecchie. Ok, quello è per la mobilità delle spalle. Un altro esercizio. 5 da 30 è il massimo che puoi fare. L'altro esercizio è sempre per la mobilità delle spalle. Se vai su un po' in alto con i piedi, si può andare a 90 gradi così e spingere su e fare scapula push-up. 2, 3. Quindi copro le orecchie, apro le orecchie. Copro, apro, copro, apro, copro, apro. 10. Vanno benissimo. 10 push-up, ovviamente se non riesci farne due e poi fai scala a scala. Un altro esercizio per la mobilità delle spalle, sempre con la sbarra dietro, larghezza del bacino, vado su, faccio dinamico 10, oppure statico 10 secondi, 10, 9, 7, 6, eccetera. Un altro esercizio che puoi fare, poi devi scegliere, no? Ti fai un workout, un giorno fai questo, un giorno fai quello, oppure ne fai due, non più di due, va bene, cioè. E un altro esercizio è il candelabro, così, il candelabro a terra, in cui alzi i piedi in modo tale che la schiena tocca bene, metti le mani a candelabro e qui praticamente spingendo
con l'indice, il pollice e il gomito, spingi, 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 arrivi a toccare sopra la testa e torni giù, ma devi spingere con il gomito e con le dita, in questo modo. Se è troppo facile, farlo al contrario, cioè sul muro, così, spingendo sul muro, perché spingi all'indietro. Questo per riaprire le spalle e avere mobilità che ti serve. Si può fare anche lo stesso esercizio con la sbarra, però con l'elastico, volendo. Poi, abbiamo parlato della mobilità delle spalle. Parliamo adesso dell'equilibrio. L'equilibrio inizia con questo, giusto per stare a testa in giù, ti appoggi, mani, vedi che l'avambraccio è 90 gradi, non è così, è 90 gradi con il suolo, vado su, addizio le gambe, ginocchio 1, ginocchio 2, unisco e sto così, bene con la nuca, provo anche a muovere per trovare la posizione e poi spingo con la testa. E da qui sto, inizio 3 da 12 secondi per arrivare a 5 da 60 secondi in quella posizione. Se riesci a stare 5 minuti a testa in giù, vedrai che inizi abituato. Poi da lì ti puoi unire le ginocchia e andare su pian piano, in questo modo, e stare su anche lì. 3 set da 12 secondi per poi arrivare a 5 set da 60 secondi. Quando hai quello, puoi andare con i gomiti, quindi mani così dietro la nuca, gomiti abbastanza stretti. Anche qui vado su, punto i piedi, strizzo i glutei, attivo i glutei, trovo l'equilibrio. Ok, la versione più avanzata di quello è con le mani, la puoi fare anche vicino al muro per avere un po' più di supporto, ma con le mani e basta, senza toccare con la testa. Quindi qua è più facile salire sul muro. Così, devi salire in questo modo. Poi ti alzi. Fai la verticale così. Questo è per abituare l'equilibrio. Poi si può fare, iniziare a andare sulle mani, magari tac, quindi chiuse, gambe chiuse, anche qui, bene, provi, puoi provare anche gambe dritte, qui cerca proprio l'equilibrio, tenendo sempre il core attivato, i glutei attivati, i quadricipiti attivati. Quindi vai su, per esempio, in questo modo. Quando vai su, mi raccomando, usa polpastrelli per attivare, come se sei fossi in piedi. Se ti sbilanci un po' in avanti, senti che le dita ti aiutano a non cadere, no? Questa cosa è quello che devono fare le mani. Vai su, spingi bene, gambe unite, e poi chiudere. Puoi farlo anche a gambe aperte, e viene così. Allora, gambe aperte. E chiudi giù, così. Ottimo. Poi provi anche l'equilibrio in verticale e ci giochi un po'. Ma prima di fare i giochi dell'equilibrio, che io lascerei alla fine, fai sempre un po' di lavoro di attivazione del core, nella maniera corretta. Come si può attivare il core? Allora,
facendo la barchetta, per esempio. Così. Oppure facendo il Superman a 45 gradi, quindi vado su in questo modo e mi raddrizzo. Oppure anche a terra lo posso fare. Quindi vado avanti, ginocchio in posto e mi tengo così. Oppure un altro esercizio molto bello è fare le rotolate. Quindi partendo da questa posizione, dritto, apro le gambe. Fino a quando non riesco, poi rotolo una vertebra alla volta e chiudo sopra in pike, a libretto. Poi riapro, proprio apro. E poi chiudo davanti a me, poi apro. Adesso ne puoi fare 10 oppure 5. 3 set da 5, per esempio. In questo modo fai le aperture che faresti nella verticale, però a terra per allenare il muscolo. Quindi è importante proprio fare l'attivazione del core o con il plank. In questo modo strizzi il gluteo e retroversione, oppure con la barchetta in questo modo. Quindi, ricapitolando, io farei riscaldamento, poi un po' di esercizi di mobilità delle spalle, tipo scapola push-up, così. Oppure con la sbarra tenere o con gli elastici spingere in questa direzione. E poi dopo fare un po' di lavoro di core di attivazione, magari solo qualche plank, 10 secondi, 10 ripetizioni di plank o di barchetta. Fare il lavoro di equilibrio. E poi a me piace, per sfasciarmi alla fine, fare tipo 5 minuti di barchetta fino a quando non ce la faccio più. Oppure fare il giro della morte. Degli esercizi tipo il plank o push-up o anche questo, l'inverted plank, quindi fai tipo un secondo così e poi un secondo così, poi 2 secondi così e 2 secondi così e vai avanti, giusto per sfasciarti il core e avere poi un allenamento completo per la verticale. Poi con la questione di tempo, stando a testa in giù, ci si abitua respirando, guardando anche video di se stessi, vedendo come si apre la spalla, dove c'è, si può fare più lavoro su quella parte lì. Ciao!